Lo stato di salute degli spazi verdi di Fano ormai è conclamato, versa in pessime condizioni. Fano non dispone, se togliamo dell'ibrido dei passeggi, di un parco pubblico di generose dimensioni, ben attrezzato, sorvegliato e chiuso, ma di tante isole verdi, alcune piccole, altre più grandi, con 4-5 giochi per i più piccoli dove mamme, nonni o genitori possono recarsi senza doversi sobbarcare trasferte in auto da un capo all'altro della città. Una bella situazione, direste voi. La frammentazione in questi casi è cosa buona e giusta. Niente affatto, diciamo noi, perché a poco serve avere sotto casa 100 metri quadrati di verde se questo è praticamente inservibile, anzi pericoloso, aggiungiamo. L'ennesimo esempio di malaverde pubblico lo troviamo nel quartiere di Fano 2, dove, stretto tra i condomini nel cuore del quartiere, un bel giardino è lì a disposizione di tutti, ma lo stato delle strutture si commenta da solo con le immagini che potete vedere. Pesanti strutture in legno sradicate dalla loro sede e sparse per il prato, alcune di queste spezzate ed appuntite, solo vero pericolo per tutti. Desolanti catene penzolanti, prive di una qualsiasi seduta, ricordano solo vagamente un'altalena, ma ricordano più che altro uno strumento di tortura. Altre, invece, inservibili anch'esse, hanno il cestello che ciondola tristemente solo da una parte, sul quale possiamo immaginare gioiosi bambini sospinti dondolare. Ora contribuiscono soltanto ad aggiungere desolazione al luogo.